Tipo sono video su Adam, oggi che ha paura degli insetti che gli fanno gli schifi gli insetti, non dovrebbe guardare questo video. Perché questa volta negli shorts abbiamo trovato una specie di cimice. Come abbiamo fatto? Noi stavamo facendo una passeggiata normale senza il video perché siamo andate così a caso. Leo aveva visto un insetto, ha alzato la roccia e l'ha trovato. Molto semplice, molto. Allora, se volete iscrivetevi, no, se, sì, se volete iscrivetevi a questo, a questo canale, pure ad Adama e Leonardo, e attivate la campanella tutte e due e mettete tanti like a questo video. Ho già parlato troppo di ste cose. Iniziamo. La cimice marmotta, detta anche cimice asiatica, virgola, Halimorpha halis tal 1855. Ah, pensavo che è stata scoperta nel 1700, nel 1855. Così presto, pensavo molto prima, perché le cimici, mica si parla di un insetto così difficile da trovare. È un insetto parassita della famiglia Pentatomidae, ordine Rincoti, originari di Cina, Giappone e Taiwan. È stata accidentalmente introdotta negli Stati Uniti con i primi esemplari osservati nel mese di settembre del 1998. Che sbadati! L'hanno mandata negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti sono arrivati, perché mi sono spoilerato un pochino, dagli Stati Uniti sono arrivati in Italia e adesso li ritroviamo da tutte le parti. Halimorpha halis è considerato un insetto dannoso all'agricoltura e dal 2010-2011 è diventato un fitofago stabile dei frutteti degli Stati Uniti. Haliforma halis, questa qua è una femmina. Dominio eucariota, regno animali, sottoregno, classificazione scientifica. Dominio eucariota, regno animali, sottoregno eumetazoa. Eumetazoa, ramo bilateria, filum artropoda, subfilum hexapoda, classe insecta, sottoclasse pterigota, coorte exopterigota, subcoorte neoptera, superordine paraneoptera, sezione rinciotoidea. Ordine Rinciota, sottordine Heteroptera, infraordine Pneumatomorfa, superfamiglia Pentatomoidae, famiglia Pentatoimidae, genere Haliforma, specie Haliforma halis. Ma dopo che è difficile. Sì, fra ordini, superfamiglie, famiglie, sottordini, superordini, sezioni. Nomenclatura binominale. Haliforma halis, stal 1855. Nomi comuni. Cimice asiatica. In Italia il primo esemplare è stato rinvenuto in provincia di Modena nel settembre 2012 e studiato dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Descrizione: vista inferiore del corpo. Schifo, posso dire? Gli adulti sono lunghi circa 1,7 cm e hanno la caratteristica di forma scudo comune,
anche in altri cimici. Ci sono varie tonalità di bruno sulla parte superiore e sul lato inferiore, ogni tono di grigio, bianco sporco, nero, rame, macchie di colore bluastro. Altri caratteri di riconoscimento di questa specie comprendono le bande luminose alternate sulle antenne e bande scure alternate sul bordo esterno dell'addome. Le zampe sono marroni con deboli chiazze bianche o strisce. Lo sbocco delle ghiandole odorifere si trova sul lato inferiore del torace. Tra la prima e la seconda coppia di zampe, la superficie dorsale dell'addome. Nei luoghi d'origine Giappone, Cina, Penisola coreana e Taiwan, si ha una sola generazione all'anno, mentre le zone più favorevoli, fino a 4, le femmine si accoppiano più volte di seguito. L'accoppiamento dura circa 10 minuti, molto meno rispetto a specie affini. Vengono depositate tra 100 e 500 uova, con una media intorno a 250 uova. Ma no, non so perché gli insetti fanno così tante uova, ma pure i pesci uguali, i pesci fanno un sacco. Perché dico la pe così? Perché c'ho voglia, ok? Alcune volte mi viene così, ok? Ma i pesci quanti ne fanno? Adesso ho scoperto che anche gli insetti, mica sono pochi. Il tempo di sviluppo degli animali adulti dipende dalla temperatura e dalla dieta. In condizioni di laboratorio dura circa 50 giorni. Può essere confuso con Raffigastra nebulosa. Ah, è vero. Biologia. Fammi vedere come su un pomodoro. Noi l'abbiamo trovata piccola, ma sono giganti. È grande quanto un pomodoro. Rieccomi, l'audio è stato disattivato. Mamma mia, ho parlato un sacco, l'audio si era disattivato. Madonna, quanto sclerato. Ovviamente scherzo, perché me ne accorgo subito e niente, si connema. Acalis è un insetto infestante altamente polifago che può causare danni estesi alla frutticoltura, soprattutto alle rosaceae e all'orticoltura, soprattutto fabaceae. In Giappone è fitofagato che attacca la soia e i frutticoli. Negli Stati Uniti infesta a partire dal fine maggio o all'inizio di giugno una vasta gamma di frutteti e ortaggi, tra cui pesco, melo, fagiolino, soia, ciliegio, lampone, pero, ma do di tutto. Si tratta di un insetto che si nutre per nutrirsi perforate i tegumi della pianta ospite con l'apparato boccale modificato. Questa modalità di alimentazione comporta in parte la formazione di fossette o aree necrotiche sulla superficie esterna dei frutti e punteggiatura della foglia, la perdita di semi e l'eventuale trasmissione di fitopatogeni. Mamma mia, non ci credo. Perché ho fatto questo video? La
La Callius penetra nelle case in autunno con più frequenza rispetto ad altri membri della famiglia. L'insetto sopravvive all'inverno come adulto, riparandosi all'interno di case e altri ripari a parte dalle serate autunnali più fredde, spesso riunendosi a migliaia di individui nei siti di svernamento. Non voglio più fare questo video, ma chi me l'ha fatto fare? A chi me l'ha fatto trovare? Gli adulti possono vivere da diversi mesi a un anno. Una volta all'interno del riparo, vanno in stato di ibernazione e aspettano la fine dell'inverno. Tuttavia, il calore all'interno della casa spesso li induce a ridiventare attivi e possono volare maldestramente intorno a lampadari o ad altre fonti luminose. Controllo. Sono stati sviluppati appositi feromoni artificiali che possono essere utilizzati come esca per trappole, poiché gli insetti introducono l'apparato boccale in profondità sotto la superficie dei frutti per nutrirsi. Alcuni insetticidi sono inefficaci, inoltre questi insetti sono altamente mobili e una nuova popolazione può rendersi rapidamente. Dopo che la popolazione residente è stata eliminata, nel caso di infestazione della soia, si è visto che spruzzare solo il perimetro di un campo può essere efficace. A partire dal 2012 le popolazioni dei predatori autoctoni come le vespe e i ricini insetti hanno mostrato segni di aumento numerico, essendosi adattate alla nuova fonte di cibo. Meno male. Predatori. Infine il Triclus japonicus, un emetonnero parassitario della famiglia Scelionidae, è un antagonista naturale di Acalis. Anche in Italia si sta cercando di sperimentare l'inserimento di questo insetto all'interno dell'ecosistema. La conosco. Se l'Italia la mette proprio in testa di... Non lo posso dire. Le vespe ammazzano, ti guardano e sei morto. Mi viene su sulla tua mano. Muori. Ti sfiora, muori. Lo capite? Se vi è piaciuto questo video, a me un po' meno, ma spero voi sì, mettete tantissimi like e iscrivetevi al canale con questo Adam un po' così.